Buongiorno a tutti, io sono Vittorio Laso 88 e questo è il mio mondo. Buongiorno a tutti, io sono sempre Vitaso 88 e questa è una nuova puntata del mio movieblog. Allora, volevo dire una cosa riguardo la partecipazione a Social King, che sarà questo sabato, questa domenica, il 19 e 20 febbraio, alle 9.20 su Rai 2. Sapete che nella puntata di sabato, quella che va andando in diretta, si può votare il Social King della puntata, ovvero sulla pagina di Facebook di Social King, di cui metterò il link nella descrizione qua sotto, verranno caricati quindi i profili, sono già stati caricati i profili di ogni singolo concorrente, da cui voi potete mettere mi piace e quel concorrente che riceverà più mi piace potrà essere eletto Social King della puntata. Però poi i profili, un minuto prima della puntata, verranno azzerati e ricaricati, di modo che tutti i concorrenti potranno partire in parità, e quindi i voti che conteranno i voti che metterete durante la puntata. Quelli che avete messo prima verranno azzerati. Quindi, se lo dico perché nel caso voleste votare un concorrente, avete già messo mi piace e pensate che quel voto valga, sappiate che verranno azzerati per permettere di essere a tutti in parità quando parte la puntata. Quindi metto nella descrizione, così se volete votare concorrenti potete farlo nel corso della puntata. Quindi, il film che volevo recensire oggi è un film del 2006 per la regia di Liam Lynch ed è, penso che molti di voi lo conosceranno, Tenacious D e il destino del rock. Allora, è un film cult molto divertente che vede come protagonisti Jack Black e Kyle Gass. Jack Black è un attore comico, penso che molti lo conosceranno, molto lo conoscere perché ha questo faccione, è molto simpatico, ha fatto film come School of Rock, anche Amore a prima svista, ha dato una buona interpretazione del King Kong di Peter Jackson. Penso che forse Jack Black, l'interpretazione di Jack Black fosse una delle poche cose che mi era piaciuta del King Kong di Peter Jackson, che non avevo apprezzato minimamente, non mi era piaciuto. E quindi, secondo me, l'interpretazione di Jack Black, un po' ironica ma anche seria a tratti, aveva risollevato in un certo senso il film, poi sono opinioni naturalmente. E poi c'è Kyle Gass, che è il suo, anche lui è un attore americano, ma è soprattutto un musicista. Il duo musicale nasce nel 1999 e pubblica il primo album nel 2001, avvalendosi della collaborazione di grandi musicisti americani, tra cui anche appunto David Grohl, che è l'ex batterista di Nirvana fino al 94 e ora voce di Foo Fighters. Appunto, poi hanno avuto anche collaborazioni con un sacco di musicisti, hanno collaborato con i Sum 41, lo stesso Ronnie James Dio li ha voluti in un suo video. Diciamo che conoscono molto l'ambiente rock metal americano, perché comunque la loro musica è molto particolare, perché è stato definito rock metal demenziale. Adesso io non me ne intendo più di tanto, purtroppo, non voglio dire castronerie, però è stato definito così perché loro uniscono una musica molto apprezzabile, perché la loro musica a me piace tantissimo a livello di melodia, di suono, sono molto potenti, come si suol dire, ma anche hanno anche dei testi che sono demenziali ma divertentissimi. Sono, diciamo, un po', sembra quasi che fondano un po' elementi di goliardia teatrale con la musica rock e metal. Alcuni dei loro brani sono stati inseriti in più di un titolo della serie videoludica Guitar Hero, e nel film compaiono la maggior parte dei pezzi più famosi del loro primo album, che si chiama omonimamente Tenacious D. E tra i vari pezzi ricordiamo Classico, che è una delle prime canzoni che vengono proposte nel film, che fa morire da ridere, in cui appunto viene arrangiato un pezzo di musica classica al rock, e fa veramente quella scena, secondo me fa morire da ridere, è una delle scene più divertenti del film. E poi c'è Master Exploder, che Master Exploder è splendido, soprattutto a livello di immagini, quel pezzo lì in cui c'è appunto Jack Black che comincia a cantare e a un certo punto incendia il microfono, fa morire da ridere. Poi c'è Kyle con questa chitarra a forma di gambe di donna e aperte, fa veramente morire da ridere. Questa scena è fantastica. Allora, il film è, diciamo, anche un pretesto per far conoscere la band, per inserire brani musicali, ma è anche un film demenzialissimo che è diventato un cult. È diventato un cult innanzitutto perché Jack Black e Kyle Gass funzionano sia come duo musicale che come duo comico, perché hanno questa fisicità e queste espressività che è proprio perfetta. La band nasce
esce da una sitcom, da una serie televisiva omonima, Tenacious D, che andava in onda su HBO alla fine degli anni 90, quindi dal 90 al 99 2000 tipo. E appunto poi il film è nato dalla serie televisiva. Ma dicevo, questo duo funziona perché sia nei momenti musicali che nei momenti di recitazione fanno morire da ridere, sono spettacolari. Il doppiaggio italiano questa volta è stato reso bene, anche se comunque il film in lingua originale è impagabile. Fortunatamente, naturalmente, le canzoni sono state tenute in lingua originale e sottotitolate, no? Perché ho visto che in alcuni film fanno l'errore di doppiare i momenti musicali, che secondo me è la cosa peggiore che si possa fare. Questo film non è che sia proprio musical, ma contiene tanti momenti musicali e soprattutto ci sono tantissimi artisti, attori, musicisti di fama mondiale che hanno preso parte in amicizia al film. Perché comunque, soprattutto, cioè, Jack Black e Kai Gass sono molto apprezzati sia nell'ambito musicale che anche nell'ambito recitativo, quindi ci sono dei camei. Ad esempio abbiamo il cameo di Ronnie James Dio, che compare nella parte di se stesso cantando nel poster all'inizio, quando il piccolo Jack Black non viene compreso dai genitori. Il padre di Jack Black è il celeberrimo Meat Loaf, il musicista cantante americano. Poi c'è Dave Grohl, già citato Dave Grohl, batterista di Nirvana, voce di Foo Fighters, che interpreta Satana, e dopo vorrei parlargli di una cosa in particolare. Poi c'è, ecco, Ben Stiller, qui è il produttore del film, e lo si vede comparire in una scena che appunto lui interpreta questo commesso nel negozio di dischi fuori di testa. È quasi riconoscibile, perché c'è questa barba, c'è questi capelli lunghissimi con la barba e basettoni, e quella parte fa morire da ridere. Poi c'è un attore che io non avevo riconosciuto, veramente non ero riuscito a riconoscerlo, ed è Tim Robbins, che interpreta lo straniero russo che vuole prendere il proprio destino. Io credo che questo sia uno dei personaggi più divertenti del film, e ogni volta che lo vedo scoppio a ridere con un deficiente, perché è un personaggio che fa veramente morire da ridere. Ci sono tantissime citazioni di film di culto, perché comunque questo film strizza è una citazione unica, questo film, sia a livello musicale che a livello cinematografico, perché a livello musicale ci sono un sacco di citazioni. La stessa musica di Tenacious D contiene molte citazioni a livello proprio musicale, citazioni nella storia del rock, del metal, quindi si sentono molte influenze nella loro musica. E a livello cinematografico abbiamo un sacco di citazioni da Star Wars, a Blues Brothers, a Arancia Meccanica, chi più ne ha più ne metta. E la demenzialità del film però non è mai troppo esagerata. Diciamo che ci sono dei momenti che sono ad altissimo livello di demenzialità, ma già fin dall'inizio si capisce che il film è un film demenziale in sé, e non eccede mai troppo, diciamo. Non eccede mai troppo. E se ci sono delle scene che sembrano eccedere, sono giustificate appunto dalle già dette citazioni cinematografiche. Quindi secondo me è un film molto equilibrato, che Liam Lynch dirige con una, come posso dire, non solo con equilibrio, ma anche con brio, perché comunque si avvale di due interpreti che sono due maschere, e quindi non è neanche difficile ottenere il meglio da loro due, perché comunque già proprio visivamente si prestano molto per un film di questo tipo. Una buona fotografia, dei buoni effetti tutto sommato, perché sono gli effetti che strizzano l'occhio anche alla Big Generation, con questa psichedelia, soprattutto nella scena in cui Jack Black mangia i funghi allucinogeni e va nel mondo di Sasquatch, che anche quella lì è una grande citazione. Appunto, si nota che vediamo proprio una citazione della psichedelia tipica anni 60 e 70. E poi, quando sono ad esempio nel Museo del Rock, c'è questa scalinata che porta a questa bacheca con le chitarre. Ci sono le chitarre di musicisti veri, tra cui Ozzy Osbourne. E anche altri chitarristi famosi, e questa scalinata si chiama Gateway to Heaven, che è una citazione della canzone Stairway to Heaven. Come dicevo, il film vanta appunto dei buoni effetti, tra cui anche il trucco di Dave Grohl, che interpreta Belzebù, che viene chiamato Belzeboss. La canzone relativa al momento in cui devono combattere contro Satana è Belzeboss, e anche quella è una scena fantastica, soprattutto per il testo della canzone.
Ma perché è proprio assurdo, è ridicolo il fatto che l'improvviso non si trovino a fare una battaglia di rock contro Satana. Motivo questo della battaglia di rock contro Satana, che è stato ripreso poi nel videogioco Guitar Hero 3, in cui appunto il boss finale è proprio Satana, è bel The Boss. Ed è entrato anche nell'immaginario collettivo, diciamo. Perché questo film è diventato un cult? Perché mette gli stereotipi che sono entrati nell'immaginario collettivo, tra cui anche lo scontro a colpi di chitarra elettrica con Satana. Quindi, secondo me, che sapete che sì, che nelle leggende si dice che il rock è la musica del diavolo, che Satana, che l'abbia creata Satana, tutte queste cazzate qua che vengono dette, ed è stato proprio ripreso in maniera, appunto, qua nel tono del film assolutamente demenziale, ma ci sta tutto. Quindi, secondo me, questo film è da guardare se non l'avete visto, perché è un film in cui si passano lette e mezza leggeri. E secondo me, tra i film comici di quel tipo, perché comunque se non vi piace la comicità molto caricata, molto esagerata, allora forse non fa per voi come film. Però, secondo me, se vi piace quel tipo di comicità, sapete cosa state andando incontro, è assolutamente da guardare, perché è divertentissimo. E poi è divertente anche scoprire le citazioni, vedere quali sono gli attori che si celano sotto le varie maschere. Secondo me è divertentissimo. Quindi, spero di non avervi annoiato troppo. Noi ci vediamo al prossimo vlog. Ciao a tutti!